ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video del Club della Pannocchia. Oggi finalmente parliamo di un libro che mi è piaciuto. Dunque, come avete capito dal titolo del video, in realtà il libro di oggi è Il seno di Philip Roth, edito dall'Einaudi. Un libro veramente molto breve, alla fine un racconto, sono circa 65 pagine, che vede come protagonista David Capesh, che io continuo a chiamare Capesh, non so perché. Quindi se per caso non dovesse uscire Capesh, fate finta di niente, lui si chiama Capesh, che è appunto un tizio di 38 anni che insegna letteratura ed è fidanzato con tale Claire, con la quale va tutto bene, eccetera, eccetera. Non fosse che costui ha un passato da ipocondriaco che sta cercando comunque di combattere. Non so se ha senso questa frase in italiano, ma avete capito. Solo che cosa succede? Praticamente una sera lui sente un leggero formicolio nella zona inguinale e, appunto, non volendo cadere nella sua ipocondria, cerca di ignorarlo. Successivamente, però, si ritrova con una grossa macchia rossa in quella zona lì, allorché decide di chiamare poi il medico. Il problema è che lui non farà poi in tempo ad andare in realtà dal medico perché durante la notte si trasformerà in un seno di 70 kg per 1,80 m, cioè per, immaginate una tetta gigante praticamente. Cioè, che onestamente se ci penso mi fa anche un po' impressione, però vabbè. E noi praticamente assisteremo alle cure che questo seno mega gigante avrà sostanzialmente. Assisteremo ai suoi pensieri, al suo cercare di capire se è pazzo, se tutto ciò è dovuto al fatto che ha insegnato letteratura e di conseguenza magari è stato un po'. Come dire, coinvolto un po' troppo, anzi, da Gogol per il naso piuttosto che da Kafka per la metamorfosi, no? Uno in Scarafaggio, questa è una minna. E lui cerca di ragionare su questa cosa per dire con il padre, con lo psicologo, con chiunque in realtà gli vada a tiro. E da un lato l'ho trovato molto divertente, dall'altro assolutamente folle, cioè io mi chiedo come gli sia venuto in mente a Roth una cosa del genere, però ci sta. Non penso che sia il caso di stare qui a descrivere la scrittura di Roth, perché voglio dire, non è propriamente l'ultimo degli arrivati come autore. Perché ho deciso di leggere questo libro, che ovviamente comprerò appena riuscirò a trovarne una copia cartacea. Perché dovete sapere che una Little Me, molti anni fa, cioè sì, 6 o 7 anni fa, in realtà, vabbè. Diciamo, molti anni fa, quando iniziai a cercare di tastare la letteratura per le persone più adulte, stavo uscendo da una fase in cui leggevo solamente libri per ragazzi, perché ovviamente ero in quella fase d'età e quindi logicamente leggevo quelle cose, sentivo tanto parlare di questo Philip Roth, beata ignoranza. E quindi un giorno, mentre ero a fare la spesa con i miei genitori, nella sezione dei libri ce n'era. C'era in sconto l'animale morente e io ho detto: vabbè, perché non provare a partire da questo, visto che è piccino, costa poco e mi sembra un'ottima idea per cominciare ad approcciarmi, diciamo, a questo tipo di autore, a questo tipo di letteratura, insomma, provare a tastare l'acqua, diciamo, no? Per vedere se è calda o se è fredda. E il problema qual è? Che appunto, beata ignoranza, solo dopo scoprì che in realtà faceva parte di una specie di trilogia composta appunto da Il seno, Il professore di desiderio e di conseguenza L'animale morente. Trilogia che non ho capito in realtà se ha un filo logico o se è solo perché vede protagonista appunto David Capish. Questa è proprio ignoranza, fine, non è più beata, è solo ignoranza. Però appunto partendo da quel libro lì. Decisi che Roth mi piaceva, poi vabbè, mi sono arenata con Pastorella Americana, ma lasciamo perdere, questo è un altro discorso. E quindi ho recuperato l'animale. No, che cavolo sto dicendo? Professore di desiderio, che ancora devo leggere. Vabbè. E ho detto: ok, adesso voglio leggere Il seno, però, perché non riesco a trovarlo cartaceo. Non riesco a trovarlo né online né in libreria, almeno fino a ieri sera, che in realtà era tipo il 12 giugno. Può essere? Vabbè, cioè non so quando vedrete questo video, ma oggi è il 13, quindi sì, ieri era il 12.
Perché di solito se io faccio la ricerca per autore o per titolo non mi esce mai la copia cartacea. Ieri ho detto ok, ma io adesso provo a farlo con il codice ISBN e mi è uscito. Quindi in qualche modo cercherò di recuperare la copia cartacea. E basta. Credo di aver sproloquiato abbastanza. Quindi niente. Mi inquieta pensare che questo potrebbe essere un seno di 70 kg per 180 cm. Però vabbè. Io comunque vi consiglio di leggerlo, anche se non avete mai letto niente dell'autore, perché comunque è molto piccolo e molto scorrevole, perciò si legge veramente in un niente. E vi rimando alla prossima e ciao a tutti.